Qual è il canale adatto alla tua strategia di web marketing? La risposta dopo la sigla. I canali pubblicitari sono veramente tanti e cambiano a seconda delle varie esigenze. Per valutare quale mezzo di comunicazione utilizzare, è necessario fare un passo indietro. Prima di tutto, è necessario capire dove si trova il nostro pubblico e quale piazze frequenta. E soprattutto, come cerca il nostro servizio, prodotto o marchio. Ad esempio, se io sono un falegname e offro servizi di falegnameria, il mio cliente mi ricercherà perché ha un determinato bisogno. E lo farà quindi facendo una ricerca su un motore di ricerca. Nel caso dell'Italia, utilizzerà Google. Mentre se io offro un servizio che non è conosciuto e quindi le persone non fanno una ricerca attiva su tale, dovrò muovermi in maniera diversa. Ad esempio, se io ho realizzato, che ne so, uno skateboard volante e voglio farlo conoscere, non potrò utilizzare il classico mezzo del motore di ricerca. In questo caso dovrò utilizzare altri tipi di canali pubblicitari, come ad esempio Facebook, che mi permette di targettizzare certe persone. Oppure anche i canali media tradizionali, quindi la radio, la televisione, anche se sono molto costose. È molto importante valutare anche dove si trova il nostro pubblico. Vi faccio un esempio. Se io devo lavorare con il mercato asiatico, russo o America, non potrò muovermi come ci si muove nel mercato italiano. Questo perché, ad esempio, in Russia il motore di ricerca più utilizzato non è Google ma è Yandex. Oppure in Cina è Baidu e neanche Google. Addirittura in questi paesi non è utilizzato neanche Facebook e neanche Amazon. Utilizzano dei social network totalmente diversi. E quindi è ovvio che se io devo comunicare con quel mercato, ho bisogno di entrare nella loro routine e di comunicare con i loro mezzi di comunicazione. Un'altra cosa da valutare è il budget. Ogni canale ha un budget di investimento diverso. Ad esempio, la televisione è un canale molto molto costoso. Quindi, prima di muoversi su questi canali, è necessario capire se ho le risorse per farlo. Se devo fare ad esempio dei test, posso utilizzare la piattaforma Facebook oppure le inserzioni su Google, che magari mi permettono di investire un piccolo budget e capire se la mia pubblicità funziona. In questo modo ho la possibilità di fare dei A/B test, si chiamano in termine tecnico. Quindi, ricapitolando, per valutare quali canali pubblicitari utilizzare, dobbiamo prendere in considerazione questi fattori. 1. Chi è il target? 2. Quale piazza frequenta? 3. Qual è il budget di investimento? Ultimo consiglio, monitora chiaramente quale canale ti porta più risultati ed investi su quello.